Ma come? Non ti sei ancora iscritto al canale? Su via, schiaccia quel bottone e attiva le notifiche per non perderti i video fighissimi che arriveranno. E benvenuti ragazzi, sono Luca di Shikokujin e bentornati in questo nuovissimo video di Brawl Stars. Ebbene sì ragazzi, la Supercell finalmente dopo tantissimo tempo ha deciso di rilasciare un nuovissimo gioco chiamato Brawl Stars. E io oggi ve ne parlerò. Vi lascerò in descrizione il link del canale di ShiftPet, che è il canale da cui ho preso questo gameplay super fighissimo. E vi ricordo di iscrivervi anche al nostro canale, magari anche di attivare la campanella, perché porteremo anche noi dei gameplay super fighissimi di questo gioco. Ma io vi lascio subito al video, a tra poco. Eccoci qui ragazzi, Brawl Stars sarà un gioco 3 contro 3 che verrà rilasciato nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, non lo sappiamo ancora di preciso, in Italia prima sui dispositivi iOS. Però ho una buona notizia per voi perché è già stato rilasciato in Canada, quindi se volete, se me lo scrivete nei commenti e se arriviamo almeno a 30 mi piace, vi farò un video a riguardo su come riuscire a installarlo in questo momento, anche in Italia, facendo un account canadese. Quindi mi raccomando, scrivete nei commenti. A primo impatto, guardandolo un po' così, la grafica sembra molto molto semplice e lineare. Un po' stile cartoon, non è minimamente per ora ai livelli di quella di Clash Royale, che ha tutti i disegni super belli. Insomma, questa qui è un po' semplice. E per ora ci sono solo 15 eroi, cioè solo, non sono pochi, ma comunque rispetto alle 70.000 carte di Clash Royale, ci sono solo 15 eroi tra cui scegliere e un paio di modalità online a cui giocare. Ora vi farò vedere una partita del gioco online. L'obiettivo finale di questa partita sarà quello di riuscire a collezionare noi e la nostra squadra 10 gemme entro la fine della partita. Una volta collezionate 10 gemme avremo vinto, però qual è la difficoltà? È che nel momento in cui moriamo noi perdiamo tutte le gemme che abbiamo preso fino a quel momento e quando uccidiamo un avversario lui rilascia le sue gemme, quindi sarà una sfida in cui io dovrò tentare di uccidere il mio avversario dovrà tentare di uccidere me e dobbiamo riuscire l'uno a rubare le gemme dell'altro. È una bella sfida. Come vedete in basso a destra c'è un teschio un po' strano e quella ragazzi è l'ultimate, che differenzia per ogni personaggio. Per esempio ci sono alcuni personaggi che fanno dei danni mostruosi, alcuni personaggi che fanno delle cure mostruose e niente, non è per niente simile a Overwatch. L'unica cosa che sappiamo è che rispetto agli attacchi di base è molto 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 più potente e si carica uccidendo o facendo danni agli avversari. Per muoverci invece dovremo scegliere se utilizzare una specie di joystick in basso a sinistra oppure schiacciare dove vogliamo andare in stile League of Legends. Se vedete sotto al nome del nostro personaggio ci sono tre barre arancioni, ebbene quelle sono le munizioni del nostro personaggio. E una volta finite, o comunque anche usandone una, aspettando un pochino di tempo, qualche secondo insomma, si ricaricherà tutta. E sotto le munizioni cosa c'è? C'è la vita. E dare sempre un'occhiata alla vita è una cosa molto importante perché mentre siamo in combattimento rimane ferma e se ci fanno danni scende. Ma appena usciamo un attimo dal combattimento, andiamo dietro qualcuna di quelle strutture, le giganti, si ricarica da sola, quindi possiamo nasconderci, sparare. Come vi ho detto già prima, ci sono dei personaggi che hanno l'ultimate di danno e alcuni personaggi che hanno l'ultimate di cura. Quindi questo cosa vorrà dire? Che potremo organizzarci magari con i nostri amici o con i nostri giocatori, compagni di clan, non so se ci saranno clan in questo gioco, comunque si potranno creare delle squadre bilanciate, con magari un attacco, uno che si mette davanti a tutti e prende i danni, l'altro che cura. È un po' come un mini FPS, qualcosa del genere, dai. Come organizzazione almeno ci siamo vicini. Per quanto riguarda invece la fine della partita, sarà una cosa che più si va avanti nel tempo, più i giocatori diventano bravi e più sarà veramente, veramente lunga. Questo perché? Perché nel momento in cui abbiamo 10 gemme la nostra squadra, oppure anche la squadra avversaria, partirà un countdown di 15 secondi. E in questi 15 secondi la squadra che sta perdendo avrà questo tempo per recuperare le gemme, o uccidendo dagli avversari, o prendendo le gemme per terra. E questo cosa farà? Che magari se tu hai 10 gemme e la squadra avversaria ne ha 8, la squadra ne prende 3, arriva a 11. E quindi tu stai perdendo, parte un altro countdown da 15 secondi, e poi tu ne prendi ancora una. Loro scendono a 5 gemme, poi ne prendono altre 10 e ogni volta che la situazione cambia, per esempio squadra 1 sta vincendo, squadra 2 perde, appena cambia la situazione parte un altro countdown da 15 secondi. Ragazzi, te lo dico, più si va avanti più saranno lunghissime queste partite. Prima di terminare vi dico l'ultima cosa super importante, cioè che cosa vinciamo noi quando facciamo una partita?
vinceremo oro. E con questo oro che cosa faremo? Potenzieremo l'attacco, la vita e l'ultimate dei nostri personaggi. In questo modo potremo potenziare anche personaggi che non usiamo. È più o meno come l'oro con i livelli delle carte di Clash Royale. Chissà se anche qui ci sarà lo script. Di sicuro ci saranno gli shopponi anche qui, e già mi immagino dopo 3 secondi che ci sarà gente con 10 miliardi di gemme con cui puoi comprare l'oro, poi per tutti i personaggi, insomma. Niente ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate su cosa ne pensate di questo gioco e se volete anche voi il tutorial su come scaricarlo in anteprima, e iscrivetevi al canale per non perdervi altri video simili. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!